Ciao a tutti, come... ci sono dei rumori strani oggi in cucina, come va? Voglio preparare assieme a voi un antipasto sfizioso, un primo sfizioso, un qualcosa da abbinare all'aperitivo sfizioso, un qualcosa di sfizioso. Si prepara una sfogliata con carciofi e provola. Quindi filante dentro ma anche cremoso perché abbiamo una besciamella un pochino più densa che lega un po' il tutto e quindi io direi che dobbiamo cominciare a farlo sto piatto qua. Quindi besciamella abbiamo detto, no? Burro, farina, latte, un po' di sale, la noce moscata eviterei perché col carciofo a me non piace molto e un po' di pepe, basta. Io normalmente per fare prima parto dal latte freddo senza sporcare troppe pentole. Se partite dal latte freddo procedete a step con il latte, altrimenti potreste scaldarlo e aggiungerlo tutto in un colpo. In questo modo non si formeranno grumi, però fidatevi che se avete un po' di accortezza anche col latte freddo è molto facile la preparazione. Pronta, guardate che bella liscia, perfetto, lasciamo l'acqua raffreddare che va benone così senza coprirla con niente e adesso io mi dedico alla pulizia del carciofo, adesso tranquilli che vi spiego bene come si fa, eh? Tra parentesi, se vi va iscrivetevi al canale per mantenervi sempre aggiornati sui contenuti e attivando la campanella ricevete anche la notifica ogni volta che esce un nuovo video. Muoviamo le foglie più esterne fino ad arrivare a quelle più morbide. Rimuoviamo una parte di gambo e questa parte qua, vedete questa più chiara, sarà priva di fibra o comunque una fibra molto... sarà presente solamente la fibra più tenera, ecco. Quindi bisognerà togliere questa parte qua più esterna. Cominciamo da qua, ovviamente, togliendo un po' di base. Con un coltellino, con un pelapatate se siete più comodi, dipende da voi. E poi cominciamo anche così, no? Vedete? Si toglie. Vedete la parte chiara e la parte buona. C'è un po' di scarto nel carciofo, però costano meno ovviamente i carciofi interi rispetto a quelli già puliti, eh? E poi non è un'operazione complicata come si crede. E ciò che abbiamo ottenuto è un carciofo parzialmente pulito. Adesso lo immergiamo nell'acqua acidulata per non farlo annerire e proseguiamo poi dopo con il taglio e la pulizia interna. Ho voluto usare i guanti perché così almeno le mani non si anneriscano, non si anneriscono, però c'è un'altra opzione. Prendere mezzo limone, spargervelo sulle vostre mani e poi anche in questo caso le mani non si anneriscono. Ripetizioni a chiodo, ma va bene così. Prendiamo il nostro carciofo, lo tagliamo a metà e poi vedete qua questa parte centrale, questo è il fieno e deve essere tolto perché altrimenti dà fastidio quando lo mangiate, è troppo filamentoso. Togliamo così, vedete? Riprendiamo per l'ultima volta i carciofi, io continuo a buttarli nell'acqua proprio per evitare che si anneriscano, eh? E cominciamo a tagliarli a fettine, abbastanza sottili, non eccessivamente, però tranquilli, eh? Se durante il taglio notate che alcune parti, alcune foglie sono particolarmente dure da tagliare, rimuovetele subito così non avete il problema poi di avere delle foglie legnose una volta che poi gustate il piatto.
Ragazzi, dai che ci siamo, adesso li facciamo cuocere circa un quarto d'ora, 12-15 minuti ad una fiamma bella vivace col coperchio. Se serve aggiungere un goccino d'acqua l'aggiungiamo, comunque il risultato deve essere abbastanza asciutto. Pizzico di sale come sempre. Facciamo come il chef, no? Un po' di pepe. Un goccio d'acqua serve, anzi. Copriamo. E lasciamo cuocere. Sono anche un po' rosolati e questa qua è una gran cosa. Adesso li lasciamo intiepidire, ma ancora meglio raffreddare, perché se noi mettessimo i carciofi caldi a contatto con la fonduta fredda si scalderebbe la fonduta e quindi sarebbe un po' troppo morbido e dopo faticheremo anche a riempire i nostri quadrotti di pasta sfoglia. Invece se sono tutti e due freddi facciamo meno fatica, ovviamente. Perfetto, qua ci siamo. Allora, io vi dico già che su Instagram, io sulle storie, ho detto che in realtà aggiungevo anche il prosciutto. Ma alla fine sapete che non mi va di metterlo, perché voglio proprio esaltare il carciofo in purezza. Però, visto che poi comunque abbiamo la provola che dà la parte dolce, se vi piace però ovviamente mettetelo in questa fase oppure nella fase proprio della creazione dei vostri... le vostre sfogliatine. Pasta sfoglia già pronta, io uso due rotoli per 4-5 persone. Di acqua, mi raccomando, non mettetene tanta, ne serve solamente un goccio per facilitare poi la chiusura dei nostri fazzoletti, delle nostre sfogliatine, chiamatele un po' come volete, insomma, comunque di questa roba buona. Adesso cucchiaio e facciamo come se fossero proprio dei ravioli. Io poi preferisco prima farcirli tutti, no, questi qua, e poi chiuderli. Perché così almeno se poi vedo che qua ce n'è troppo poco, qua ce n'è troppo, riesco a equivalere il ripieno. Tirate i lembi un po' così. Chiudete bene, mi raccomando, e poi fate la stessa cosa con l'altro lato. Lasciate fuori uscire la pasta, cioè il ripieno, perché così almeno esce tutta l'umidità, ok? Chiudete solamente questa parte inferiore, la parte superiore invece la tenete aperta. Questo qua secondo me è la soluzione migliore, guardate che carino questo fagottino. Cuociamo queste meraviglie, anche due teglie contemporaneamente. Io preferisco, visto che sono 12, cuocerle assieme, però su due teglie diverse. Sì, mettiamole qua. Tanto il forno è ventilato, quindi la cottura risulterà più omogenea. Nel caso quelle sopra saranno più dorate, basterà scambiare i piani, no? Cottura 190 gradi, modalità ventilata, per circa 15-20 minuti. E tanti saluti. Con questa nevicata marzolina io voglio salutarvi, perché non vedo l'ora anche di assaggiare questa prelibatezza. Voglio farvi gustare un po' il panorama, il paesaggio, ma allo stesso tempo farvi gustare ciò che io sto gustando in questo momento. Mamma mia, che robetta buona. Il carciofo è cremoso, ma consistenza allo stesso tempo, e poi c'è la besciamella che crea cremosità e i fili sono dati dalla provola.
pasta sfoglia cotta correttamente, perfetto. Qua trovate altri due video che magari vi possono interessare. Qua invece il tasto per il tondino per andare direttamente, no scherzo, il tondino per iscrivervi al canale e mantenervi sempre aggiornati sui contenuti. Invece sotto c'è il collegamento con il blog. Noi ci vediamo quando, secondo voi, quando? Esattamente, la prossima settimana. Ciao ciao ciao.